Inventore, cioè inventore, uno è un cuoco. Eh sì. Paolo Calatossidis è uno chef. Con Luigi Bressan hanno però sviluppato, perfezionato una particolare modalità di cottura che si chiama Zeo Cooking. Allora, è un'innovazione che proprio cambia radicalmente le modalità di cottura. Come funziona? Chi lo spiega? Lo spiego io, è semplicissima la zeolite, perché Zeo Cooking deriva da zeolite. Questa è una zeolite, è un alluminio silicato, un minerale che esiste anche in natura, diciamo sarebbe una pietra vulcanica, questa in questo caso questa è una sintesi di laboratorio che ha contatto con della semplice acqua di rubinetto, la semplicissima acqua di rubinetto, produce una reazione termica che vorrei far vedere. E come no? Partiamo da una temperatura di circa 24 gradi. Che è la temperatura ambiente. La temperatura ambiente, questa è dell'acqua di rubinetto. Dell'acqua, aggiungendola a questi sono delle pietre, dei sassetti. Delle perline. Delle perline minerali. Ecco quello che succede. Aggiungendola che fa? Si sciolgono le pietrine, no? No, l'acqua penetra all'interno di canali vuoti che sono interni alla zeolite e produce calore. E produce calore, quindi delle calore pietre più acqua potabile producono un calore col quale si muove. Una salita termica di superiore agli 80 gradi in 4-5 secondi. Vedete, anche in pochissimo tempo. Vuole toccarla? No, grazie, mi fido sulla parola. Vabbè, ma come ci si cuoce? Allora vi faccio vedere come si cuoce, questo era un esempio. Noi prendiamo un contenitore isotermico, un normale thermos per alimenti che si può comprare in qualsiasi quello negozio. Che si portano i mariti in ufficio. Sì, ecco circa, perché si riscalda il cibo, con all'interno della zeolite. All'interno qui abbiamo preparato del pesce, di varie, delle mazzancolle, del merluzzo oppure delle sardine. Imbustati però. Questi li abbiamo imbustato sotto vuoto, più per una questione di pratica. Beh, che la inseriamo all'interno del contenitore, prendiamo dell'altra zeolite, in questo caso, sempre, perché la zeolite assorbe vapore, quindi va tenuta in contenitori chiusi. Vabbè, adesso facciamo un po' le cose così. Sì, va bene. Nel tempo. La cosa interessante è che questa cucina, il cibo sia proprio circondato da questo materiale. Sì, diciamo che noi sostituiamo, non c'è bisogno né di gas né di corrente elettrica, quindi portiamo la cottura al di fuori di una cucina. È una sorta di rivoluzione. Cioè, uno può cucinare pure per strada con questo sistema. In treno, in aereo, in bicicletta, in macchina, ovunque. Senza produrre il in aereo uno si mette a fare questa cosa e gli sparano che sembra la bomba, però diciamo che è estremamente portato. Ecco, un altro po' di acqua, il nostro enogastronomo Luigi Bressan. E poi acqua potabile, quindi acqua di rubinetto, acqua. Che aggiunta fa immediatamente scattare questa reazione. Si vede il vapore, spero che si veda. Sì, sì, si vede il vapore che comincia ad uscire perché la temperatura è già di quasi 100 gradi. Sì. Noi cosa facciamo? Lasciamo svaporare, poi si richiude, chiudiamo e qua la temperatura rimane, dopo dipende dal contenitore, va avanti la cottura, anche per ore. Io sono riuscito a produrre diverse cotture con lo stesso ciclo di zeolite. Ecco, ma in sacchetti diversi uno può mettere diversi, anche sì, diversi alimenti. Quindi, ma per esempio per cuocere quel pezzo di pesce che ci ha messo dentro, saranno una decina di minuti. Immersi là. Beh, è come se fosse dell'acqua calda. E però nel frattempo uno può passeggiare, può andare, poi in macchina, può fare altre cose. E non c'è il fuoco, non c'è la fiamma libera. Tutto questo sarebbe meraviglioso se la zeolite non costasse 10.000 euro. Pochissimo la zeolite. Costa pochissimo, è che non si trova in circolazione, nel commercio al dettaglio. Viene utilizzata per certi elettrodomestici, caldaie, lavastoviglie di nuova generazione. Diciamo che noi abbiamo portato un materiale che già esisteva nel commercio industriale, nella cottura. I tedeschi lo usavano per il riscaldamento, noi italiani. Un'innovazione incredibile, sì. Anche nel riscaldamento uno mettesse le palline. La cosa che volevo aggiungere, mi permetta, dottor Magalli, che con questo metodo di cottura abbiamo una cottura sana, va a preservare le caratteristiche nutrizionali dell'alimento, in questo caso gli omega 3 che fanno tanto bene al nostro cuore, alla nostra salute, le vitamine, i sali minerali, ma anche la succulenza dell'alimento, ha capito? Quindi che comunque non viene a contatto. Che non viene a contatto e quindi andiamo a preservare. Le perline misteriose, quindi cuoce e basta. Esattamente. Però isolato e quindi mantenendo. Va bene rispetto all'ambiente, una cucina totalmente green. Ma che strano.
Vabbè, guardiamo quello che è successo dentro. Sta così sì, per curiosità, vabbè, è poco, adesso. Sarà passato neanche. È poco, passati 2 minuti. Però ecco, già si vede che il colore. Però già sta cambiando colore, invece già, aveva già cominciato a cuocere. Sì. Lasciandolo dentro una decina di minuti l'avremmo trovato cotto. Con la comodità di non essere dipendenti né dal fuoco, né dal gas, né dall'elettricità. Da noi, ma solo con queste palline di zeolite, ricordatelo. Tanto non si vendono, però un domani, se si diffonde questa idea, magari le troveremo dal droghiere, anche questa. Allora, complimenti ad entrambi. Grazie. Venite tutti qua vicino a me, perché ricordiamo la cucina ad alta tecnologia, quel mobile che sale, scende, gira, che può essere di grande aiuto ai disabili, realizzato da Andrea Bruni e da Valerio Monticelli. E poi abbiamo appena visto la Zeo Cooking, cucinare con la zeolite senza fuoco e senza elettricità, che Paolo Karatossidis e Luigi Brezzani ci hanno presentato. Allora, grazie, se volete contattarmi, scrivete a ifattivosi@rai.it. Un saluto di nuovo a...